leggero senza te. Anche senza essere nominato i voti li piglia lo stesso, e quindi è uno che ha attraversato tante stagioni, i voti li ha presi perché non è legato come qualche altro pappagone a questo o a quest'altro, ma perché ha un rapporto diretto con la gente che gli fa molto onore. E c'è un rapporto fantastico, ma la cosa più fantastica in questi viaggi a Montecatini è stato trovare uno che è nato a 7 km da casa mia e trovarlo sindaco di Montecatini. Alberto è un uomo del sud che è diventato del centro, è arrivato qui a Firenze, poi in Toscana, si è piazzato qui a Montecatini, parla un dialetto che è mezzo montecatinese, mezzo squinzanese, è innamorato di questa città che ha sposato come sua, è un personaggio che è veramente figlio, si può dire anche se non è nato qui, di questa terra, di questo territorio. Parole. Ma sì, Alberto Lapena, nostro coordinatore provinciale di Forza Italia a Pistoia, è veramente un leone per quello che riguarda la politica toscana, ed è stato bello oggi celebrare i suoi 40 anni di vita politica, di attività politica. Per noi Alberto rappresenta davvero una macchina da guerra di Forza Italia. Montecatini ha ospitato più volte eventi straordinari, molto partecipati, più volte è venuto il presidente Berlusconi e alla regia c'era sempre lui, Alberto. A partire dal 2010
2010, quando io l'ho visto per la prima volta, le regionali, qui io ero candidata governatore della Emilia Romagna contro un pischello come Vasco Errani, che forse qualcuno di voi ricorderà. Beh, Alberto già allora mi dava buoni consigli e mi diceva che non esistono roccheforti, fai già così con la testa perché sai cosa sto per dire, non esistono roccheforti inespugnabili. E ha assolutamente ragione, perché lo ha dimostrato mille volte, Alberto è una specie di Iron Man, dire, questo è solo l'inizio, come ha detto Deborah, tu non pensare adesso di darti, che noi siamo partiti a farti l'ovalino a celebrare, adesso comincia bello, prima abbiamo solo scherzato, quello è il rodaggio, adesso comincia la vita. Buona vita Alberto, tanti tanti auguri. Buonasera a te, buonasera a tutti. In politica, soprattutto, ci sono tanti generali e tanti colonnelli che si dimenticano che prima di essere generali e colonnelli bisogna essere soldati. E sono soldati, generali e colonnelli, che hanno fatto molto, hanno vinto delle battaglie e quindi sono presi i gradi. Alberto, che guida il mio partito in questa provincia, che è stato un eccellente sindaco, come hanno ricordato tutti anche gli avversari politici, è uno di quei colonnelli che non si dimentica mai di essere innanzitutto un soldato. Alberto non dimentica mai che per guidare gli altri bisogna dare sempre l'esempio. Tu ti sai che tutti quanti noi ti vogliamo bene proprio per come sei, un grande colonnello che sa essere anche un bravissimo soldato. Il consiglio comunale ad Alberto, quale diciamo ad Alberto la penna spinzanese mai dimenticata, perché ha saputo portare con fierezza la loro mano anche nella terra di Montecatini Terme, terme i valori autentici del mio e del suo paese di origine. Stima, affetto e vivo apprezzamento di cuore. Andiamo a Sanremo pure di uno. È bravo, ma non canta, è bravissimo. Bene, grazie signore e signori, è stato un grande piacere da Amica, Spadaro, Provenzano, e buon tutto sempre. Ciao.